Ma niente, direi che, come avevo detto anche in prepartita, la Cantù prima al secondo attacco del campionato era prima nel tiro da tre, questa era la cosa che temevamo di più, e tolto il primo quarto, dove effettivamente siamo stati impacciati e timorosi più che disattenti, secondo me, perché ovviamente la posta in palio era alta e alta. Per tre quarti abbiamo negato quasi sempre tiri facili ai loro tre puntisti. Come sapete anche voi, ne hanno sempre quattro sul perimetro, tolto il numero 5 che gioca dentro, e non era facile senza scoprirsi troppo in area. L'unico che abbiamo sofferto un po', ma fa soffrire un po' tutti in questo campionato, è stato Regland, perché ha fatto una percentuale ottima da tre, ma tutto sommato mi verrebbe da dire che l'abbiamo contenuto anche quasi bene, perché facendo il pick and pop con l'Union la coperta diventa sempre corta. Noi quella situazione lì non l'abbiamo subita, perché avevamo deciso di difendere in un certo modo con un mezzo aiuto che non è per niente nei canoni del basket, però fortunatamente ha funzionato. E l'unico momento nel quale mi sono preoccupato veramente è stato abbiamo fatto un parziale di 1-6 a tiri liberi negli ultimi 2 minuti, e lì c'era veramente da buttare tutto alle ortiche. Così non è successo, è una partita importante, perché Cantù, non dimentichiamoci, è prima in classifica. Domande al microfono, per cortesia. Senti, una cifra per cui non siamo abituati, Sandro. Una VL che recupera 12 palle e ne perde solo 8. Questa è una specie contro Cantù, che è prima in classifica. Questa è stata forse una delle chiavi, a parte la combattività di tutti i giocatori, di Musso in particolare, oltre ad Anosic. Le palle perse sono sempre una chiave della partita. Se ne perdi troppe hai poche chance. Noi è un fondamentale del quale a volte facciamo difetto, vedi anche l'ultima partita a Caserta, però quello che possiamo dire anche al di là della vittoria di oggi è che adesso abbiamo una squadra, al di là dei due nuovi giocatori che sono importantissimi per noi, che sta in campo in un modo diverso rispetto a 3-4 mesi fa. Perché? Perché 3-4 mesi fa, uno, eravamo in emergenza, l'abbiamo detto 100 volte, e l'altro è che i nostri giovani, giovanotti e giovanottini, hanno 4 mesi in più di esperienza e la differenza si vede. Ti volevo chiedere, quando è stato preso Petty, la domanda che tutti si facevano era: adesso finalmente Turner può tornare al suo ruolo naturale. Caserta praticamente non è riuscita a giocare a causa dei falli, e stasera era partito contratto, poi si è sciolto. Che cosa secondo te devono migliorare nell'intesa loro due? Perché a volte sembra che comunque Turner abbia bisogno di avere la palla in mano, però insomma avere uno di fianco che gli toglie pressione ugualmente gli serve. Sì, questo è innegabilmente un nostro vantaggio. Abbiamo cambiato anche qualcosina in un paio di nostri giochi principali, perché prima Turner aveva la palla in mano e ce l'aveva già, adesso bisogna dargliela, e i risultati si vedranno, i frutti si raccoglieranno ancora un pochino di tempo. Perry e Dordei hanno dovuto immagazzinare tutto in pochi giorni, considerate che hanno fatto 7 allenamenti da quando sono qui, 2 partite, quindi un po' di pazienza ci vuole. Peraltro Tanner era stato molto incisivo anche a Caserta, con 17 punti in 17 minuti se non sbaglio, poi i falli condizionarono la sua partita. È ovvio che l'intesa deve crescere secondo me in 2 cose. Dargli la palla nei momenti giusti a Turner, e questo lo stiamo facendo, secondo me lo stiamo già facendo. Quello che non stiamo facendo è che con Perry abbiamo bisogno di fare, appena capirà un po' più dove è capitato, un po' meno palleggi e un po' più accelerazioni. Lui ce l'ha quella caratteristica. Deve attaccare anche il ferro. Lui, esatto, accelerazioni in quel senso lì. C'è altro? È inutile, tu non parli giustamente dei singoli, però io questa sera una parola su Anosike e anche su come è stato innescato dai compagni la farei. È un giocatore veramente che a Pesaro abbiamo visto raramente. Ma guarda, oggi noi siamo una squadra, col bene che voglio, di raccattati per strada, e mi ci metto anch'io come allenatore, e stiamo fiorendo veramente, anche se non è ancora primavera, stiamo fiorendo. Abbiamo fatto una partita, ripeto, molto molto importante, e veniamo da un ciclo di partite giocate in maniera secondo me importante. Parto addirittura da un mese fa da Brindisi, che perdemmo supplementari. La squadra sta cambiando proprio in base all'esperienza che sta facendo sulla sua pelle, e io vedo molti dei nostri giocatori migliorati che stanno in campo con un piglio diverso rispetto a qualche mese fa. Quindi grandissimo merito loro, un pochino di merito nostro che ci lavoriamo tutti i giorni in palestra. E non vorrei, per quanto siamo tutti contenti delle prestazioni di Anosike e dello strabiliante campionato che sta facendo, che togliesse un po' di luce anche a tutti gli altri, perché la meritano. Se si può dire
in particolare una parola anche su Musso, visto che è stato probabilmente il propulsore della, ha dato morale anche a tutti quanti con i suoi recuperi. Tu tante volte dici Musso a volte è questo, a volte è il contrario di questo. Questa volta abbiamo visto il Musso positivo, trascinante, istintivo, ma istintivo in senso buono. Sì, torno alla risposta che ho appena dato a lui. È un diverso stare in campo. Musso 2 anni fa era in Serie B, l'anno scorso l'ho portato io in Lega 2, adesso è la prima volta che è in Lega 1. A giocare in Lega 1 a ottobre o giocarci poi all'inizio di febbraio fa la sua differenza. Beh, alla fine 0-2 di Turner, 0-2 di Anosì, che chi ha messo la partita nel congelatore è stato lui. Quando è andato verso la lunetta tremavano tutti tranne lui. Ero sicuro, ma sono sicuro anche la prossima partita, se dovesse capitare, che Musso, come dicevo prima, non ha i ritmi della 1, non ha la conoscenza del basket di alto livello della 1, ma sono 10 anni che nelle serie minori lui i tiri importanti li prende e li segna. Sui tiri liberi di Musso non avevo nessun dubbio. Ho detto te di dar palla a lui, loro avrò fatto fallo in piazza. Sembra che sia un po' scemo, ma mica tanto.